quante emozioni fatte di canzoni. Eccoci qua, buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno amici, e buona ciao. Domenica. Sì. E se non sbaglio questa è anche l'ultima domenica dell'anno. Sicuramente. La prima domenica d'inverno. Pensa quante cose ci sono, insomma, no, sì, forse. Comunque noi, a prescindere da tutto ciò, ci prepariamo noi per ci il troviamo grande qui e siamo veramente felicissimi di essere qua stasera, perché ci troviamo anche oggi qui al ristorante Pizzeria Le Cinque Querce di Livorno, insieme ai titolari, che sono Angelo e Elena. È un piacere immenso, ci troviamo anche insieme alla Babba Natale, Hélène, e al Mago Lancaster. Da parte mia e da parte di Paola, veramente è un piacere essere stati con voi tutto questo periodo. E ci stiamo grazie preparando per la serata. Per la serata di dopodomani, ormai siamo arrivati. Siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli, ormai tantissime prenotazioni, però probabilmente se avete voglia di chiamare, magari all'ultimo momento, un buco ve lo troviamo. Certo, un posticino c'è per voi. Allora, partiamo con la musica e andiamo con la nostra musica è sempre alla grande. Vai così. Roberto Polisano, L'amante. Amor di fior di seta, amor di specie andante, tu dolce amica appassionata amante. Una parola, un bacio, due ali per volare, solo un istante per poterti amare. Sei come il cielo sereno, amore sbagliato ma meraviglioso. La sera ti addormenti sempre sola, abbracci il tuo cuscino che ti consola. Domani è un altro giorno e speri sempre. Piangi col nodo in gola, tu sei l'amante. Amor di fior di seta, amor di specie andante, tu dolce amica appassionata amante. Una parola, un bacio, due ali per volare, solo un istante per poterti amare. Sei come il cielo sereno, amore sbagliato ma meraviglioso. Amor di fior di seta, amor di specie andante. Una parola, un bacio, due ali per volare. Cielo sereno e nuvoloso, sei l'amore sbagliato ma meraviglioso. Sei come il cielo sereno e nuvoloso, sei l'amore sbagliato ma
Allora, con chi procediamo oggi? Guarda, perché qua siamo messi molto Chiara, bene. Chiara, Francesca, Rita e Sabrina che cantano La Sottana. La Sottana. Noi di una, sottanine, come due, si dice in Toscana. No, ne abbiamo tre, la sottana è questa. Io, quindi... Angelo e Mago Lancaster ce ne possiamo facciamo accantare. Anche perché voi in sottana non stareste bene. No, va bene, dai. E allora, vai la con sottana. La sottana. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. Con l'artista, e che artista? Abbiamo il Mago Lancaster, abbiamo lui che è il Mago Lancaster, che è anche Helen, che è la sua partner, che è molto carina. Ma Luciano, e molto brava. Sembriamo sotto tortura qua con la spada. Sì, allora, prima di andare al gioco, io volevo chiedere, sì, tu hai vinto anche dei premi. Il Leone d'Oro a Las Vegas. Il Leone d'Oro a Las Vegas, e quindi hai girato un po' tutto il mondo, sempre con la magia. Sì, sì, bacchetta magica d'oro, mandrache d'oro, insomma, Mago dell'Anno a Las Vegas, sì. Io ho avuto l'occasione, tra l'altro, in una festa di piazza la scorsa estate, di vedere il Mago Lancaster all'opera.
e vi devo dire che ha tenuto in una piazza dove c'erano più di 1500 persone, sì, ha tenuto tutti inchiodati per un'ora e mezza così, sì, a guardare lo spettacolo, e ti devo fare complimenti per questo, perché oltre a, diciamo, a delle cose che in televisione si possono vedere e non vedere, ma, sì, dal vivo è si tutta vede un'altra tutto cosa, quindi, sì, se avete voglia di contattare Mago Lancaster, rivolgetevi pure anche alle nostre televisioni, che ci penseremo noi, sì, va bene. Vedo qua, ha detto la Paola, dice, oh, qui, ecco, bella, siamo nel pericolo, qua, scusa, apri qua, apri là, ecco, apri tu, Helen, così, apri, qua, apri, apri, anche dietro, apriamo dietro, io inserisco la spada, vedete? Completamente inserita. Si richiude. Sempre la fatidica frase magica abracadabra. Abracadabra. Apri, L. Tutti e due. No, ecco. Così apri, apri. Apriamo bene. Guarda un po'. Le due colombe addirittura. Grazie. Questo è stupendo. Questo come gran finale, dedicata a Luciano e alla Paola. Grazie, che bello, guarda, facciamo un bel applauso a Mago Lancaster, Helen. È stato bello avervi qua, davvero. Tanto siamo con, se siete con noi anche, sì, adesso, sì, quindi sì, dopo sì, restiamo qua. Ma siamo qua in nome. Complimenti, complimenti davvero. È bravo. Stato bello avervi qua, bravo, anche voi. Vai. Le colombe della pace a Natale. Sì, ciao. Sì, sì, sì. Mago Lancaster, grazie. Cristiano Chesi si trova sempre a San Gimignano, ormai ci ha preso il vizio, evidentemente la vernaccia gli piace. E allora andiamo a vedere Cristiano Chesi e Mirko Malatesti, che ringraziamo veramente per le loro interviste che fanno in giro, speciali, in giro per davvero il mondo, i nostri inviati speciali. Sì. In viaggio con Cristiano, inviati speciali. Loro. Ciao Luciano, ciao Paola, collegati ancora da San Gimignano, questo posto incredibile che ci offre tantissimi spunti. Di solito sono stranieri quelli che si firma e intervistiamo, però si è incontrato un'italiana questa volta. Vediamo un po' che c'è da dire, come ti chiami? Katiuscia. Katiuscia, una persona a caso che non conosco, d'altra parte non è che tutte le volte si può incontrare gente e si conosce. Ah, bene Katiuscia, senti, io voglio parlare con te di un argomento del quale con le donne non si parla, perché quando si tratta di intervistare donne sempre sono dei discorsi. Senti, ma di calcio te ne intendi te? Sì. Oh, vedi, voglio parlare di calcio con una donna per vedere che ve ne viene fuori, perché di solito no, la domenica partita, l'uomo guarda la partita, la donna sul divano, ma basta, te le partite le guardi invece, sì? A volte sì. A volte sì. Senti, ti voglio chiedere anche che squadra tu tifi, guarda, così, giusto perché sta parlando di calcio, per dire. Juventus. Ecco, bene, direi che è l'ora di finire l'intervista. Luciano, io ti saluto da San Gimignano, è stata, vai Fallina, vai, è stata una bella intervista. Ciao, alla prossima! Forza Viola, no, per dire così, sai. Ciao Luciano, ciao Paola, siamo ciucchi di nulla. Lo sai Angelo, che a volte può capitare che uno chiede un ballo a una ragazza e si innamora. Sì. E può succedere. Sì. Il colpo di fulmine, il colpo di fulmine. Secondo me è successo magari anche a te in Versilia qualche volta. Addirittura qualche volta. Allora, in questa canzone che canta l'amico Piero Galassi si chiama appunto Innamorarsi ballando. Eccolo là. Che è un classico. Se stare fermo o invitarti a ballare, sguardo che infligge amore, senza esitare, me lo hai fatto capire. Innamorarsi ballando, restare stretti abbracciati e la mente sta già volando. Innamorarsi ballando, sfiorar la pelle e sentire che il cuore sta
già impazzendo. Immaginarsi che intorno a noi non ci sia più nessuno. Fare l'amore con la tua pelle e sul soffitto la luna e le stelle. Ballando, restare stretti abbracciati e la mente sta già volando. Innamorarsi, ballando, sfiorar la pelle, sentire che il cuore già impazzendo. A ricordi di ritornelli, questa volta con chi andiamo, Paola? Andiamo con l'orchestra Franco Bagutti, l'orchestra italiana con Merry Christmas. Mani giunte ci puoi perdonare, a te che hai perdonato ma però non puoi dimenticare, a te che ti lamenti sempre del governo, a te che pensi che la vita è bella e non verrà l'inverno, a te che lavori giorno e notte come un matto, a te che non hai lavoro in tasca e solo chiari di luna, a te che hai un desiderio tra le ciglia e a te che hai tutto quello che vuoi. Auguri, Merry Christmas da chi ti vuole bene. Auguri, Merry Christmas da tutti noi insieme. Da chi ti vuole bene. Auguri.
Ah, gentile richiesta questa, Luciano. A me mi hanno detto l'altro giorno che abbiamo fatto una diretta in una televisione nazionale. Mi hanno detto a un certo punto: l'ultima canzone li fai Nessun domani, si dà la botta finale. E non ha dormito davvero nessuno. Non ha dormito nessuno. Allora, voglio dedicare a tutti voi, se non sbaglio, non so da quale versione facciamo, se facciamo quella di Rete 4 o se facciamo dove abbiamo vinto con questa canzone, Ballo Amore e Fantasia, oppure se facciamo quella da Ok Italia. Vediamo, in ogni caso la canzone non cambia, sono io che vi canto e vi dedico Nessun dorma. Da Giacomo Puccini, la Turandot. Cuore di le stelle che parlano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Siamo arrivati al momento dei saluti, cioè, siamo veramente un po' tristi perché finisce questo mese che siamo stati in vostra compagnia, ma non finisce però le nostre serate qui, perché dopodomani saremo siamo qua con la qua. Grande orchestra per passare diciamo da un anno all'altro alla grande. Allora io ringrazio veramente Angelo per l'ospitalità, di essere stato così carino e così ospitale, di gran classe come sempre. Grazie Elena per la tua simpatia, per la tua bellezza e la tua professionalità. E quindi grazie a tutti voi che ci avete sopportato anche questa settimana. Ma come, siamo tutti più buoni a Natale, sarà stato facile. Vabbè. Grazie, ci vediamo comunque domani. Ritorna Ritornelli come sempre, tutte le settimane, tutti i giorni, sempre con voi in tutta Italia. Alla grande! Ciao! Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.